Perfer et obdura, dolor tibi, proderit olim. È la frase di Ovidio che Peter Cameron mutua per dare il titolo al suo romanzo Un giorno questo dolore ti sarà utile, edito da Adelphi. Un libro godibile per lo stile, per i dialoghi e anche per le vicende che sono narrate. La trama. Una famiglia americana allo sbando. Un padre avvocato di successo con la predilezione per la chirurgia estetica, una madre giunta al suo terzo matrimonio fallimentare che dirige una galleria d'arte moderna dove sono esposte delle pattumiere. Gillian, figlia tutto pepe, che impone ai familiari di chiamarla Gillian perché il suo compagno, che è un docente universitario, insegna teoria del linguaggio, le fa comprendere che è più precisa la dicitura per il suo nome di Gillian piuttosto che di Gillian. E poi c'è James, il piccolo di famiglia, che tanto piccolo non è. È un diciottenne che si trova al bivio della propria esistenza e quindi dovrà decidere cosa fare e quale strada intraprendere per il suo futuro. C'è poi la figura più simpatica all'interno di questa scenografia familiare, che è quella della nonna, che non corrisponde ai canoni che noi solitamente abbiamo nella nostra testa riferiti a un nonno, ma che sicuramente rappresenta un aspetto di solidità, l'accoglienza. Ed è infatti colei che accoglie le confidenze, le perplessità, le incertezze di James. Tutta la storia, contenuta in questo libro è narrata attraverso, le considerazioni e le riflessioni di James, appunto, come diciamo precedentemente, si trova al bivio, cioè deve decidere cosa fare per il suo futuro. Per i suoi genitori è tutto facile, è tutto già stabilito, dovrà andare all'università. Ma James ha un'idea completamente diversa, a lui non piace andare all'università, soprattutto perché non vuole incontrare il suo gruppo di pari, che non gli piacciono, con i quali non ha nessun punto in comune. Altra figura all'interno di questa storia è quella di John. John è l'aiuto gallerista ingaggiato appunto dalla madre di James. John è un omosessuale e su un sito di incontri fa una specifica richiesta per incontrare un qualcuno. James sta al gioco, decide di fare uno scherzo e quindi, senza specificare la propria identità, risponde a questo annuncio. I due poi scopriranno, si incontreranno e l'identità verrà a galla e tutto questo darà vita a tutta una serie di situazioni che dovranno poi essere gestite e risolte all'interno appunto della storia che stiamo leggendo. Perché leggere questo libro? In primis perché è un affresco della società americana, della famiglia, degli adulti e delle difficoltà relazionali presenti in questo momento. Tutto ciò può essere traslato, indubbiamente, anche all'interno di un'altra realtà, da un'altra latitudine. E tra l'altro c'è un ultimo elemento che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, la possibilità di osservare il tutto attraverso l'occhio di un giovane. E quindi avere anche un'idea di quello che un giovane pensa dei suoi genitori o che pensa degli adulti di riferimento. Quindi tutti questi elementi sono sicuramente dei fattori che possono essere utili per qualunque tipo di riflessione. E quindi per queste motivazioni e per tante altre che scoprirete leggendo questo testo, consiglio la lettura di Un giorno questo dolore ti sarà utile, edito da Adelphi e scritto da Peter Cameron. Alla prossima!